Brown the Rocks. Join the club. Electra Radio. Un giorno capirai che non c'era niente da cambiare, non c'era niente da rifare. Bastava solo aver pazienza ed aspettare che le cose, che ogni cosa si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione è una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza. Ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. E dei tuoi alibi di ferro arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te. Ha scritto pure una canzone, forse nutrendo l'illusione che nei tuoi occhi ci sia quello che non c'è. Ma solo un attimo, come dire, un errore di distrazione, questo cuore è sempre attento a non fare un passo falso, a non essere mai convinto di niente. È solo un attimo, lo giuro, una lieve indecisione di questo cuore di buffone, servo di un solo padrone, un padrone mai contento di niente. Ma è contento di... E un giorno, già lo so, ci incontreremo in un locale oppure al centro commerciale con le verdure da pesare. Ci diremo come stai, da quanto tempo sei sposato oppure no. E allora, già lo so, avremo voglia di scappare, di spogliarci e far l'amore in quella strada lungo il mare. La paura di essere visti mi accetta, lo sai, è più forte di me. E dei miei sogni di cartone bruciati al bar della stazione, fra un cappuccino e una tazzina di caffè, fissando un treno regionale come se fosse un'astronave che fra un minuto ti porta via da me. Ma solo un attimo, come dire, un errore di distrazione di questo cuore sempre attento a non fare un passo falso, a non essere mai convinto di niente. È solo un attimo, lo giuro, una lieve indecisione di questo cuore di buffone, servo di un solo padrone, un padrone mai contento di niente. Ma è contento di... È solo un attimo, una lieve indecisione, è un errore di distrazione. Ti amo il venerdì sera, il venerdì sera, ti amo il venerdì sera. Ti amo il venerdì sera. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come stiamo? Oggi è un giorno che non dovrebbe esistere. In che senso? Vabbè, 29. Penso, sì, che non capiterà mai più una puntata del Ti Amo il 29 di febbraio. Che ne so. Tra 4 anni magari.
4 anni. Capiterà di nuovo di sabato? Saremo troppo anziani per passare. Io adesso musica, vado a controllare. Parlate per voi. Scusa. Parlate per voi. Adesso l'altro deve andare subito a controllare. Allora, inizio col botto perché abbiamo sentito una canzone allegrissima. Madonna, come ci ha tirato sul morale. Come solo il coronavirus ha saputo fare questa settimana, tra l'altro. Esatto. Quindi, scusa, tra 4 anni è 2024. È 2024. Adesso Gianluca ci dirà se sabato. Il 29, no, capita di mercoledì. Allora faremo listo al 29 di febbraio. O sposteremo la programmazione. No, giovedì, scusate. Giovedì. Benvenuti a tutti in questa giornata un po' uggiosa quest'oggi. Speriamo che piova, perché sono tutto febbraio non ha buttato una goccia di pioggia. Chissà. A me non me ne frega niente. Almeno qualcosina dai, sì. Magari lava via un po' di inquinamento, un po' di, ma magari, di virus. Magari bagna anche i campi, sai com'è? Di solito l'acqua serve anche a quello in agricoltura. Comunque, noi andiamo con la nostra puntata di oggi. Partirei subito con la sigla del TVB. Quest'oggi la faccio sentire, te voglio bene assai, liberata. Quest'oggi un gruppo sempre scelto dal nostro Poli, che non esatto. c'è, che però non c'è, chi c'è. Se ne frega. E che non ci ha neanche lasciato nessuna informazione. Ma fortunatamente c'è internet che ci informa sul complemento oggetto. Tra l'altro, Poli riesce sempre a trovare i gruppi con esatto. i nomi migliori. Esatto. Dai, complemento oggetto. Esatto, la cosa più bella è dopo che dopo il verbo che io ho trovato risponde alla domanda. Poca roba. No, allora, chi? Il complemento oggetto è il complemento che indica l'oggetto dell'azione indicata dal verbo transitivo attivo della frase. Okay. Cioè, lo dice il nome, il complemento oggetto è il complemento che indica l'oggetto. Non ho letto, me lo ricordo dalle elementari. Risponde alle domande chi è che cosa. Esatto, no. Come no? Sì. Ah sì, è vero. Sì, giusto, complemento giusto, oggetto. Complemento oggetto dovrebbe fare quello fino a prova contraria. Quindi, chi è che cosa? Lo sappiamo? Allora, chi te lo dico io? Un duo di synth pop romano, loro sono due ragazzi, e cioè vi dico anche i nomi, Marco Bevilacqua e Filippo Lancillotti. No, questi sono i registi del video. Salutiamo i registi no, non del abbiamo, video. Beh, non abbiamo neanche i nomi. Cioè, io su internet ho trovato solo questo. Il complemento oggetto è un duo synth pop romano che racconta la quotidianità di una vita ambiziosa fatta di progetti ed ansie, desideri e delusioni, in un crescendo di emozioni veicolate dalla creatività ed impulsività, a volte sovversiva, che contraddistingue i due artisti. Cioè, praticamente come tutti i gruppini. Esatto, la stessa cosa cambiando sì, il nome del gruppo. Copia e incolla. Però synth pop è nuovo, come definito. Abbiamo avuto l'indie, abbiamo avuto quelli che facevano le cose ispirate a James Blake. Aspetta, synth pop, synth pop questa, è dal tempo in questa periodo. Rubrica qua dico nella rubrica del ti senti non si parlava di originalità rispetto al genere anche se anche il ti sento di oggi possiamo anche metterlo nel synth pop no? Ti sento bellissimo oggi. Dai, siamo, su, non puoi iniziare a far così. Siamo curiosissimi. Era un album meraviglioso quello lì. Allora, facciamo che andarci. Sento. Facciamo che andarci. Ah, no, ti sento. No, scusa. No, io stavo pensando. Perdonate. Vabbè, ragazzi, noi qua abbiamo la scaletta sott'occhio. No, abbiamo. Restate con noi. Anche quello lo possiamo definire. Vabbè, una puntata synth pop. Esatto. Praticamente synth pop. Esatto. Praticamente sì. A parte invece il ti stimo che mi spaventa alquanto. Soprattutto nel ti primo stimo è bellissimo nel primo brano bellissimo. Vedremo. Allora, facciamo che andarci a sentire quindi questo brano del complemento oggetto. Quindi questo, chi l'abbiamo detto il complemento oggetto, cosa, che cosa? Il brano esatto, Car to Go, sentiamocelo. E questo dovrebbe essere un nuovo singolo, non lo so. Lascia stare la sessione estiva per te fino a che non andiamo alla deriva. Flaminia, l'avessi conquistata prima, lo sai, t'avrei portata pure in Indocina. Ma poi mi sei sparita con le tue perplessità. Me l'ha detto anche mia mamma, capirci a quest'età. Io e te a Milano mangiamo pizza in una Car to Go e ce ne andiamo. Lollapalooza con un pedalò. Io e te a Milano su quella macchina non salirò e rimaniamo qui sopra un ponte avanti a San Pietro. We'll
di quando è primavera. Se vuoi, balliamo insieme di venerdì sera. Flaminia, due negroni e siamo al capolinea. Che poi, la lascio a casa la fluoxetina. Su una polaroid sbiadetta di noi due a Piazza Cavour. Me l'ha detto anche mia mamma, quello che dicevi tu. Io e te a Milano, mangiamo pizza in una Cardugoi, ce ne andiamo. Lula Palusa con un pedalo. Io e te a Milano, su quella macchina non salirò. Io ho già trovato una similitudine. Sì, i miei migliori complimenti oggetti, esatto, dicevamo, esatto. Riferito ai miei migliori complimenti, questa band che abbiamo anche, anzi non un singolo, è un ragazzo, no? Un solista. Sì, sì. Che abbiamo Walter. Ascoltato, che abbiamo ascoltato in qualche nelle TVB di qualche primissime puntate. Nelle prime, e poi l'abbiamo riproposto ultimamente, no? Sì, potrei darvi ragione se mi ricordassi di cosa stiamo parlando. Ma perché tu forse non c'eri non ancora all'artificio. Non eri ancora nata tu, Monica. No. Probabilmente. Comunque, quindi, questo brano, vabbè, non male, dai, non male. Come al solito, bellissime le basi. Per il resto lascio la parola a te. Cioè, facciamo un programma di basi togliendo il cantanto. No, perché magari tu capisci più il mood, sai, il linguaggio giovanile, avendo dei allora, diciamo che ci sta tutto, insomma, niente di nuovo sotto il sole. Sul fronte occidentale. Direi di no. Sì. Io intanto stavo cercando. Però se trovo... io ho sentito un solo verso di questa cosa, perché poi facevo anche un po' fatica a capire cosa diceva. Che si Cartugò. Mangiano la pizza nella Cartugò. Meglio sì. Che i topi morti, che i topi vivi comunque. Sì, decisamente. Sì, decisamente. Okay. Cosa stavi cercando, Roby? Stavo cercando questo singolo, se era effettivamente l'ultimo uscito, perché... però anche lì se cerchi Cartugò mi sa che lì esce un po' di tutto. Scusa, basta e nulla che c'entri con loro. Basta andare su problema, Spotify. Andiamo su Spotify, vai su Spotify allora, anzi ci vado io, no, perché intanto ci ascoltiamo invece il singolo che dà il nome all'EP di questo duo synth pop romano, e cioè 21, che a me fa venire sempre in mente 21 grammi, non so sì, perché, ma so, quando sento 21 per me anche un po' Zidane, devo ammettere, col numero 21 sulle sì, spalle. Sì, Cartugò è l'ultimo singolo. Hai visto che lo sapevo, l'ho tirato a caso. Cioè. Andiamoci a sentire 21. Sempre in giro ma senza fretta, è mia madre che mi aspetta, in bocca al sapore agre delle sigarette. Ieri sera, con un chiodo fisso in testa, ma non è una novità. Irriverenti, ironici, noi ci ridevamo già. Con chi stai, che prima o poi partiamo, dicevi vedrai, nelle ore di Italia.
che negli occhi nostri, negli occhi nostri, negli occhi nostri. Quanto mi sembra strano che non so con chi stai, che prima o poi partiamo, dicevi vedrai. Nelle ore di italiano non ti giravi mai, ed io che non pensavo ad altro, lo sai. Allora, intanto ricordiamo il numero 349-192-7726 per i vostri graditissimi messaggi, o anche messaggi vocali, perché no, li faremo riascoltare, ma soprattutto dopo il prossimo brano, direi che potrebbe esserci una tempesta. Ma prima di lanciare, a proposito del prossimo brano, saluto Dave che intanto mi ha minacciato. In palestra. Dalla palestra sempre. No, ci ha minacciato perché dice ultimatum a DJ Cosentino: se nemmeno oggi metti Bendo spengo la radio per protesta. In realtà ce l'abbiamo in scaletta, ragazzi. Yeah, questa qua. Che tra, no, l'ho messo nel ti sento, pur essendo una roba da TVB, però ormai è talmente lanciata la ragazza, è una hit. E lui poi ci scrive Expectation. Bravissima, versus reality. Bendo di Anna versus coronavirus di Bellofigo. E proprio siamo arrivati proprio lì. Io giuro che non gli ho spoilerato nulla, Ovviamente l'abbiamo messa nel ma distimo. La cosa più figa è che durante Car2Go lui ci ha mandato uno screenshot, ha shazammato il pezzo e Shazam gli ha dato come risultato Jump dei Van Halen. Ottimo. Sì, c'è una certa somiglianza in effetti. Sì, l'ho notato anch'io. All'incirca. Sì. Prima di farvi ascoltare quindi questo nuovissimo singolo di un rapper molto discusso, ovviamente, come Bellofigo, chi non se lo ricordasse, quello Io non pago affitto, quella roba lì. No, e tante ma perché altre. Non c'ho gli eschere, mannaggia. Associata a quella canzone ricordo una scena bellissima. Ero a Torino, c'era una famiglia di mamma con un paio di bambini di colore, non so, sembravano somali, e questo bambino che cantava la canzone di Bellofigo, Io non pago affitto, Io non pago affitto, la mamma gli tira un ceffone come per dire non lo dire che non lo paghiamo. Vabbè, io invece sono curioso perché stavo leggendo il testo di questa canzone, no? Ero molto curioso. Sì, l'amico Bellofigo, amico. A questo amico di Gianluca. È preoccupato Gianluca. Perché col coronavirus non può fare quello che vuole. Esatto, insomma. Soprattutto si fa meno, alcune cose sembra che si facciano meno. Perché c'è paura. No? Ma io vorrei capire innanzitutto chi è Billy. Billy in che senso? Sì, perché nelle prime... Nella libreria dell'IKEA. Nella prima strofa lui dice, cazzo Billy... Ah, non sarà un suo amico, chi è Billy. Sarà un suo amico. Mi interessava. No, un altro amico oltre a noi. Vabbè. Niente, che dire, sentiamola. Io sono curioso anche perché io non l'ho ancora sentita. Senti un po'. Si tromba fatica. Si tromba fatica, ragazzi. Coronese, virussese. Poi c'è un italiano, ragazzi. A livello grammaticale siamo tanta roba. Sentiamoci. Tutti sanno che ho paura. Tutti sanno che ho paura. Ho paura di coronavirus. 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 Tutti sanno che ho paura. Ho paura di coronavirus. 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 Un sacco di gente in Cina sono stati contagiati, sono stati contagiati, sono stati contagiati, sono stati contagiati, ho paura. Un sacco di gente mi vogliono ammazzare, ora anche corone, qualcuno mi può aiutare, io non so più come fare, non riesco a uscire più di casa, non riesco neanche più a baciare. Tutti i miei amici hanno paure, tutte le mie fighe hanno paure. Coronavirus, 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 abbiamo paure. Noi vogliamo solo trombare, vogliamo solo leccare, vedere le fighe twerkare, in discoteca a ballare. Figa bianca, culo grosse,
lei mi chiama papie. Nuova diamante sul mio collo, nuova tatuaggio sul mio petto. Cazzo lungo in mutallo, ovunque io vado io bacio. Qualcuno ci può aiutare, qualcuno ci può aiutare. Qualcuno può trovare la cura, qualcuno ci può aiutare. Coronavirus e radie. Tutti sanno che ho paura di coro. Coronavirus, 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 coronavirus. Tutti sanno che ho paura di coro. Coronavirus, 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 coronavirus. Ah, tromba. Bra on the rocks. Join the club. Electro Radio. Un treno che parte e vado a quel paese. Per fare amicizia parlo bene l'inglese. Mi dicevi Marco, dai basta con le offese. Credo le tue amiche se la siano un po' presa. A casa tua mi sembra un po' una gabbia di matti. Con tuo fratello strafatto che mette a tavola i piatti. Tuo padre ha capito bene che cosa vorrei farti. Ha tolto apposta dalla porta le chiavi e mi ha sbattuto fuori a calci. Ho conosciuta che eri solo una normie. Non dormivi mai e facevi canne enormi. Sai che se non dormi non farei mai sogni. Scrivo bei messaggi ma leggendo non rispondi. Ti ho portato a Parigi e mi sembravi felice finalmente. Ma per te è un'impresa essere riconoscente. Ti ho preso anche un nuovo paio di scarpe. Sappi che non mi piacciono neanche. Ma sai che sei la ragione per cui sto bene. Finalmente sto bene, finalmente. Per te potrei non fumare più sigarette. Smettere di dare la vita a tutte le insicurezze. E sai che se avrò dei soldi viaggeremo ed andremo dove vuoi. Basta stare con te. Con te che sei la ragione per cui sto bene. Finalmente sto bene, finalmente. Lo sai, lo sai, lo sai. Che sto bene, finalmente sto bene. Finalmente lo sai, lo sai, lo sai. Sto bene, finalmente sto bene, sto bene, sto bene. Com'è bello restare vicini. Quanto è brutto vederci lontano. Sorridiamo come dei bambini. Non mi chiami e mi sento strano. Abbiamo visto le piante crescere. Abbiamo visto le nuvole piangere. Ho visto mio padre in carcere. Ci siamo fatti male senza tattiche. Oh cazzo, ma come stiamo? Se penso alle mie ex mi sento strano. Oh, avevano qualcosa di bianco nel naso. E lo dico perché sei diversa, mica a caso. Cerco un po' di tutto quando tutto manca. E sono un po' distrutto. Fumo nella stanza tra un attacco d'ansia. Scrivi, arrivi al punto nel momento giusto. Però spaccherò la faccia al tuo ex quando si ripresenterà. Piangi come un coccodrillo. Ogni tanto grido. Ma sai che sei la ragione per cui sto bene. Finalmente sto bene, finalmente. Per te potrei non fumare più sigarette. Smettere di dare la vita. A me questo duo piace. Questi Psicologi, sì, due giovanissimi, perché sono classe 2001, Trust e Lil Kaneki, un napoletano e un romano. Questo modo di fare rap un pochettino più, non so, meno monotono, mi piacciono, a me non dispiacciono loro due. Bene, bene, loro a differenza di Bello Figo che ha paura del coronavirus, loro stanno bene e cantano che stanno bene, boh. E si sente. Ma che gliene frega, loro stanno al sud, lì non hanno ancora neanche un contagiato. Sì, sì, c'è, c'era stato uno a Lecce che è scappato da Codogno. Anche a Palermo. Ma cosa facevano tutte queste persone, sì, a Codogno? Anche in Sicilia. Cosa faceva tutta sta gente a Codogno? Ma a Codogno ci sono degli eventi fantastici, ragazzi. C'erano, perché ormai centro del mondo. Assolutamente. Tutti a Codogno. Entriamo a gamba tesa nel ti sento, Gianlu, vai. Oggi abbiamo un ti sento fantastico. Facciamo bene perché è meraviglioso, soprattutto i primi due pezzi. Allora io vi dico, voi non so se ci avete fatto caso, secondo me no, perché quando io vi giro la scaletta voi non la cagate di strisce. No, io manco la leggo. Infatti la scaletta originale non prevedeva questo ti sento qua, ma un altro ti sento. Sì, sì, io l'avevo letta, infatti poi mi hai avvertito, te l'ho cambiato e io non ti ho risposto. Perché ieri è uscito l'album nuovo di Dente. E quindi vuoi mettere però. Inizialmente è uscito Dente. Poi
ho avuto il piacere di ascoltare l'album nuovo dei Popix e non no. hai saputo resistere. È una meraviglia. Dopo Bello Figo, come possiamo fare per migliorare questa giornata? Popix, Monica, in auge da ben 16 anni, dal 2004. Veramente che ci smaronano dal 2004. Che ci smarona, perché no, poi beh, è uno solo, Davide Panizza, che sì, poi sì, si è circondato di collaborazione. Sappiamo che poi sì, esatto, sì, sì, per fare sta merda che fa, si circonda di un sacco di gente, tra l'altro. Sì, l'album nuovo, siamo sempre sulle 190 bpm? Dipende, sì. Allora, il primo pezzo che andiamo ad ascoltare, sì. Quello dopo, no. Ah, vabbè, sono curioso bello, perché mi piacerebbe bello. Sentire un brano dei Popix sì, sotto. Comunque, perché Moni fa la figa, ma ricordiamo sempre che Moni ha girato il giorno intero al Today's con la maglia che ho adesso io. Sì, sì, sì. Vuoi che dica a tutti quello che ti ho risposto? La prossima volta che ho freddo me lo tengo, piuttosto giro con le labbra viola. E poi c'era anche un altro dettaglio che ometto. E comunque durante quel concerto, quello del party in piscina, c'era stato anche un ospite a sorpresa. Sì, fantastico. Era arrivato anche Calcutta. Sì, perché loro sono molto amici. Sì. Io ho scoperto che Oroscopo è proprio la canzone di Calcutta, è dedicata al figlio o alla figlia di Panizza. E lì in quell'occasione Calcutta ha cantato Bailando Bailando. Ed è stato bello. Meraviglioso. Bellissimo, sì, lo ricordo anch'io come un momento fantastico. Quindi, album nuovo appena uscito, come sì. si intitola l'album? Antille. Antille, come le isole, benissimo. Originalità pazzesca nell'hit pop. Comunque, ragazzi, è un album d'amore, è un album bellissimo, dovete andarlo ad ascoltare. Guarda, non vedo guarda corro, vado subito. Sentiamoci quindi questo il singolo estratto. Questo qua è in playlist del Ti Amo. Down. Noto che i tuoi occhi osservano, che gli uccelli si distraggono un po', che non è rimasto un uomo a parte me. Nelle strade solo il vento adesso c'è. Ho una maglia tipo tattica, ma conservo le monete in tasca. Le rigiro nella rete, vedo se da lontano un po' di luce. E mi manchi davvero. Tu mi manchi da morire nella storia del cielo. Tu mi manchi davvero. E mi manchi da morire nella storia del cielo. Tu mi manchi davvero. Davvero. E mi manchi da morire nella storia del cielo. Tu mi manchi davvero. Era o no una meraviglia? Meravigliosa, guarda, se a me mi dedicassero una canzone d'amore così, guarda, a 183 bpm. Io credo che continuerei a restare single se mi dedicassero una canzone d'amore così. Pazzesco. Che esagerata. No, comunque adesso, a parte gli scherzi, ma io avevo dato poca fiducia a quest'album, nel senso che l'ultimo non mi era piaciuto tantissimo. Cosa è cambiato questa volta esattamente? Perché io le sento tutte uguali, è un problema mio. Perché sì, perché
c'hai le orecchie foderate di prosciutto. Certo, però di quello buono. Fortunatamente, aggiungerei. Che si aprono probabilmente solo in occasioni. È un album meraviglioso. Voi non potete capire. Vabbè, guarda, no, no, non possiamo allora, capire. Adesso facciamo così: da adesso in poi, ogni settimana porto un pezzo dei Poi Pigs. Ma cosa? Ma che perché? Bello, guarda, che bello, che bello. Tanto allora, c'è talmente già l'anno tanto scorso di quel materiale. L'anno scorso non dovevi fare la rubrica della cover dei Poi Pigs una volta brava, settimana. Riprendo questa rubrica, ma brava. Per favore. Oppure, no. Oppure c'è l'album, quello che hanno fatto con i canti di chiesa. Un successone, milioni e milioni di copie vendute. Come avvicinare la chiesa ai giovani? Mettiamo la rubrica, la cover dei Poi Pigs. Allora, Giallo. Scusate, non c'è. Per colpa di Moni, perché io potevo sfruttare il fatto che Giallo non si ricorda mai infatti, nulla. Invece in questi casi a lui torna in mente tutto. Ascolta, visto che oggi non abbiamo purtroppo notizie di Monica, mi metti il mio jingle che volevo dare io. Beh, io ne ho ancora una piccola, vecchia. Vecchia, la tengo da fare. Come vuoi. Questo sono io, quindi adesso parlo io. Scusa. Ok, perché curiosando sul Facebook un amico ha fatto una bellissima battuta che mi è piaciuta un sacco, che poi magari invece è da prendere sul serio, non è una battuta, e cioè: che vino abbiniamo ai topi vivi? Ce l'ho, il vino di Roncea. Ah, presente, Roncea, presente. Bravo. Esatto, questo presente. Vino che ha fatto con un produttore di canale che andrà in produzione tra poco, secondo me, con i topi vivi ci sta proprio da Dio. Sì, sì, assolutamente. Senza assaggiarlo così. Vabbè, l'hai detto così e io c'avevo la risposta alla domanda. Quindi scrivetecelo al 349-192-7726, quale vino abbinereste o quale bevanda, magari anche una birra, perché no? A un menù fatto di topi vivi, visto che vanno per mangiare. Un bicchiere di soda caustica, magari, sì, buono. Col topo vivo. Male, non male, o di amuchina a questo punto per rimanere in tema sarebbe non male. Vabbè, andiamo avanti con il nostro avete sento di rubare tempo alla musica, sì, la bellissima musica. Stiamo perché ovviamente allora questa qua che andiamo ad ascoltare adesso è il pezzo più bello di tutto l'album. Guarda, quindi allora ascoltatori sappiate che il resto è tutto peggio, quindi il cielo gli è piaciuto in questo disco, quindi è proprio visto che prima diceva del mi manchi nel cielo, che non so cosa voglia dire, però c'è il cielo, everywhere. Allora, vabbè, ascoltiamola. Qua, con i suoni in levare, è bellissima. Oh, abbiamo abbassato anche il BPM. Letargo, ma questo sogno è impossibile. Volevo vivere dentro una yurta, volevo vivere sulla montagna. Se avessi soldi stare sempre in letargo, ma questo sogno è impossibile. Vorrei incontrarti per strada che mi fai una carezza. Vengo a casa tua, ti prendo con dolcezza. Mi risveglio e sono ignudo vicino a te. E il cielo è perso, oh oh. E sono solo qui nell'universo, io oh. E no, non vedo niente di diverso, oh oh. Ma quando il cielo azzurro è proprio immerso, è troppo immenso, è proprio immenso. E non mi resta che scendere perso, oh oh. E no, non vedo nulla di diverso, io oh. Ma quando il cielo azzurro è troppo immenso, oh oh. Ma quando il cielo azzurro è proprio immenso, è troppo immenso, è proprio immenso. E non mi resta che scendere. We'll be right back.
dentro una yurta. Volevo vivere sulla montagna. Se avessi soldi starei sempre in letargo, ma questo sogno è impossibile. Volevo vivere dentro una yurta. Volevo vivere sulla montagna. Se avessi soldi starei sempre in letargo, ma questo sogno è impossibile. Allora, qua sorpresa, caramba, che sorpresa. Oh, ne abbiamo appena parlato, esatto. E si è palesato davanti alle nostre vetrine niente proprio di meno che Roncea. Yeah, se gli dai volume, se gli dai volume, scusate. Questo pensa agli effetti. Ciao, come sono presente. Combinazione. No, perché stavamo dicendo, Nicolà, che ti sei drogato prima di arrivare. No, però ho mangiato tanti carboidrati, quindi devo fare del movimento. Sei in botta, esatto. Ok. No, stavamo dicendo che secondo noi il vino che si può abbinare a questo menù ormai famoso di questi giorni del Topo Vivo è esattamente presente. Questo nuovo vino. È sempre bello che voi avete sempre una parola di riguardo per me. Grazie. Ma dici qualcosa in più di questo progetto, come è nata l'idea? Allora, l'idea è nata perché sei un ubriacone di me. È nata da uno scherzo così, perché ovviamente sì. Diciamo che c'è questo mio amico che si chiama Giacomo Barbero, che è un viticoltore, un produttore che sta a Canale, e io gli ho lanciato una volta l'idea così, ma un po' per ridere, e lui l'ha subito colta al balzo e ha fatto queste 200 bottiglie, un blend fra Bonarda e Nebbiolo, che vino, costa tantissimo, perché sono solo 200 bottiglie, quindi. E no, non costa tantissimo, costa 10 euro, ah, boh, quindi fantastico. Insomma, super, allora, okay, tra l'altro è strepitoso, buonissimo. Boh, 200 questo... bottiglie le vogliamo tutte noi. Esatto. Benissimo. Le compriamo tutte noi, ma insieme c'è anche il disco? Non c'è il disco insieme, però c'è il download digitale, il QR code con questa possibilità, e puoi anche andare direttamente su Spotify, così ti puoi ascoltare i miei. Così da ubriaco apprezzi molto meglio un disco che da lucido ovviamente metteresti, accantoneresti probabilmente. Esattamente subito. Questa roba qui, esattamente. Io ti posso assicurare che ne abbiamo parlato anche mercoledì a Listo e ne abbiamo parlato molto meglio di così. Siamo stati bravissimi. Grazie ragazzi. C'hai mai pensato a farti fare un remix dai Popix? Non ci avevo mai pensato, però adesso che me la butti lì, adesso che me lo dici, perché c'è solo, solo una regola: i pezzi devono essere sopra le 180 bpm, quindi ok, ma vabbè, un attimo. Poi comunque Gianluca dice che sono tutti bellissimi i loro pezzi, quindi non ti rovinerà sicuramente la carriera questa cosa. Fantastico, non vedo l'ora. Loro hanno fatto cover di della qualunque, perché non canzone. Di Roncea, voglio perché dire di no... esatto. Vabbè, adesso rimani con noi perché dobbiamo farti sentire quella che è la novità in assoluto di questo ultimo è un periodo che spacca. Questo spacca di brutto, prendi ispirazione da un brano di questo tipo. Segnati accordi, tutto, metrica, tutto. Assolutamente sì. Gianluca, annunciamelo tu. Sì, per la gioia di Dave, Anna con Bendo. Ehi, Anna, ci becchiamo nel bendo, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bendo, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Infami tornano in fila. Ho detto alla mamma che mo vado a Milan. Te non dare opinioni se vesti fila. Giuro che sei un bambino, non sei 2000. Vorrei avessi la fame e la mia per capire le cose. Divido l'acqua e mose. Vi vedo un po' mosse, situazioni e cose. Dico cosa le faccio, no, non parlo e basta. Tu non ne so, fa meglio smetti col rap. Oppure talent, giuro, fanno per te. Per fare sti band mi divido in tre. Telefono un minuto, cazzo fatto fra te. Fategli zanza e poi passa la stessa e piangete. Meglio vi sedete col pallone in rete. Non rappi di nulla, zia, proprio di niente. Se chiedo in giro, non dico che sei demente. Bendo sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bendo sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Chiamiamo nel bendo, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bendo, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Ho la scorta di flow, voglio frero ricco. Cazzo vuoi ma ricco, non ti becco mi impicco. Sto tipo che presse di M, non firmo TN. Giuro che non pago con l'ATM. Prendo treni, sono tornata ieri, non
non ho più pensieri. Tu fai meglio, vieni, spazzo via i problemi. Troppo me la meni, vogliono sei zeri. You know what I'm saying. Mi ricordo quando sfottevi, quel che facciamo saluti, non sono nata ieri. Resto solo con amici, però quelli veri. Conosci prima di parlare, niente te la credi. Oh sì, mi richiami, ti blocco. Resto fedele, sempre al cazzo di blocco. Non mi supporti, ma ben doccia la testa. Te le tue amiche, non è messa la festa. Uno arrivo, due entro free. Tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, due entro free. Tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, due entro free. Tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, due entro free. Tre bitche che slaccian jeans. Ci giochiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Radio. Ci tagliano le vene in questa città. Saremmo mamma nei guai. Ci tagliano le vene in questa città. Mamma, nei guai. Stasera brucia la notte e i sogni con noi. Qualcuno mai ci sentirà.
Vabbè, voi non l'avete ascoltata bene, ma questa era la canzone più bella del gioco. Sì, no, no, però abbi pazienza. Ho sentito qualcosa, ma la riascolteremo nel podcast che da domani sarà disponibile su tutti i dispositivi. Brava, brava, no, ma perché avevamo un fuori onda sì. d'eccezione con sì, Nicola. Sì, tra l'altro e questa Botti, cosa di Nicola, quindi. Promettiamo, giuriamo, non era preparata. No, 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 anche no. se è uscita fuori che sembrava fatta apposta. Pazzesco, ma non era passato pronta. Qui davanti alla vetrina proprio mentre parlavamo di lui praticamente. Allora, intanto ci mandano dei messaggi. Beh, Marco ci scrive: con i topi un rosso di gattinara. Anche, giusto. Giusto. E sta nulla così. Cioè, giustamente. Si può stare. Poi con ci i gatti scrivono a Vicenza. Quindi aspetta, aspetta. Raga, per fortuna vi amo a prescindere. Mi aggiungo al gruppo d'acquisto solidale per il vino. Ah, ok, quindi vedi, vedi, okay, che okay. sta sì, avendo sì. successo il vino di Roncea. Grazie per la compagnia e intanto ascolto il pezzo preferito dell'ascoltatore Dave. Bellissimo okay. questo pezzo che fortunatamente sì, comunque adesso noi abbiamo acquistato tutte e 200 le bottiglie a 10 euro ve lo vendiamo a 15. Esatto. Questo era, vuole. Questo era anche un po' il chi mio piano vuole. Con ben due versioni dell'album di Roncea, quello originale e quello dei quello remix Popix. Dei Popix, esattamente, proprio, proprio così. Cosa abbiamo ascoltato? Che io me lo son perso. Dopo Anna con Bendo abbiamo ascoltato Gigante. Sì, Gigante, bellissimo. Siamo arrivati un po' in differita, Robby, perché ne abbiamo già parlato sì. prima. Sì, no, no, e io adesso guardavo la scaletta perché è partito il Ti Amavo, questa rubrica dedicata quest'oggi a un album stupendo. Tra l'altro, voglio dire, abbiamo parlato di Bugo. Che succede? Tocca parlare di Morgan. Eh sì, no, sono settimane e settimane che si parla di coronavirus, Gianluca. In realtà, non esatto, si parla più questa di settimana Bugo si è interrotta di scope sì, e di coronavirus. Sì. Quindi di Bugo e di Morgan. Di Bugo abbiamo ascoltato la qualunque. Nuovo disco anche la settimana scorsa. Sì, nuovo disco, roba vecchia, anche ho passato il T-Odio, eccetera. Di Morgan non c'è più il cazzo da però ascoltare mi, perché sono insomma, anni mi che faceva piacere ricordare nulla. Che anche Morgan è stato un grande artista, perlomeno nei tempi che furono ha fatto grandi cose. E, soprattutto in questo disco che compie 25 anni, no? Era il 95? 25, no, 99. 99, sì, quindi sono 21. 21, 21 anni fa, sì. Faceva 20 anni l'anno scorso. L'anno scorso, sì, 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 sì. Quindi 21. Bravo, avete ragione entrambi. Sappiamo la matematica, 21 come il brano. Come il prima. Brano dei tra l'altro dei complementi ecco. oggetti. Probabilmente oggi in diretta con Marco stamattina ho fatto la telefonata e parlavo appunto anticipato che avremmo parlato di quest'album, ho detto faceva 25 ah, anni ecco, l'anno scorso. Ah ecco perché a me è venuto in mente potrei, 25 potrei perché sentivo. Ho sbagliato e dove e ho sbagliato anche ho fatto un errore clamoroso parlando dell'evento di sabato prossimo. Ho detto sotto il cielo di Fred, parlando di Fred Buscaglione. Buon gusto. Ho buon detto gusto. Buon gusto. Vabbè, fa lo stesso. Vabbè, sempre Fred. Abbiamo un intro bello lungo. Ho Fred, quindi, ho Fred De Palma. Abbiamo un intro bello lungo. Quindi direi di lanciare il pezzo, così ci spieghi un attimino il tutto riferito a questo disco bellissimo. Sì, dei, questo è dei stato Blue Vertigo. L'album, l'ultimo album dei Blue Vertigo. Io ho letto un articolo recentemente, quello che ha anche segnato un po' la fine in realtà dei, del rapporto tra Andy e Morgan, sì, probabilmente. Tra loro c'erano grosse aspettative per quanto riguarda quest'album e invece in realtà non è andato così bene, sì, tanto non quanto bene. La casa discografica si aspettava perlomeno tanto quello, quanto quello prima, che invece era stato un successone. Esattamente e, era l'album che andava a chiudere una trilogia. Esatto. E, secondo me in realtà riascoltandolo oggi, perché io me lo sono riascoltato tutto, ecco, è molto qua. Più ascoltabile oggi che vent'anni fa. È tanto tanto più sì, attuale. Sì, forse il loro problema resto. È quello, erano troppo avanti vent'anni fa, esatto. Però adesso ce li possiamo ascoltare con la title track, Zero. Chi mi ama non mi vuole correggere, in fondo si tratta solo di essere buoni o cattivi. A certe cose che dici non pensi neanche, se sei nervoso è solo perché vivi in città. Percorsi esistenziali, Monza, Milano, e se prendi il Concorde arrivi prima di partire. Soddisfatto d'esserti anticipato, psicodramma oppure psicoreato. Poter migliorare peggiorando, la notte serve a scrivere i romanzi. Ti dispiace essere un mio sogno erotico? Se l'uno è verità, il due è la materia, il tre è tutto ciò che senso ha.
scegliere di andarci a piacimento. L'innamoramento come motore universale, ma è come non aver detto niente. Ti piace Springsteen? Ok, non c'è problema. The Rocks, join the club. Electro Radio. Quello che non faccio
sopra il pensiero, ai funerali si va sopra il pensiero, una canzone serve sopra il pensiero. Quasi fino alla fine. Mamma, quanti ricordi. Dicevamo basta fuori con onda con questi ti amavo che mi fanno sentire vecchia. Che ci fanno. Diceva Monica che sono 25 anni dall'uscita di Acidi e Basi, esatto. Cioè il primo album della trilogia, esatto. Dei metalli. Acidi e Basi, metallo non metallo, esatto. Come ci ricorda anche Davide e dice, scusate, questo qua chi è? Ti è Battiato. Battiato. Esatto. Ah, sì, anche perché la collaborazione Battiato Blu Vertigo c'è sempre stata. E come dicevi tu prima, c'è stato anche un Bowie che ha messo, lo zampino in qualche modo. Perché il produttore, loro hanno fatto una cover di Bowie. Il produttore ha chiamato Bowie per fargliela sentire e lui ha dato alcune indicazioni su, insomma, dove alzare alcuni suoni, abbassarne altri. E pensa. Quindi, in qualche modo, in maniera indiretta. Stavo leggendo che quando hanno fatto sentire il primo demo a questo produttore, gli suoni erano talmente forti che sono caduti i pannelli della sala. Sì. E gli ho detto, no, forse li abbassiamo un po'. Vabbè, vabbè. E io invece stavo leggendo che Volevo solo dire di Davide che lui dice Acidi e Basi e di questo anticipa lui. Ne parleremo al Tiodio. Ah, perfetto, okay. Benissimo, benissimo. No, io invece stavo leggendo un po' che fine ha fatto Andy e ho scoperto che il buon Andrea Fumagalli, se non erro, sì, Andrea Guido Fumagalli, oltre a essere un musicista e quindi suonare tastiere, vocoder, sassofono e sintetizzatore, che aveva un gruppo che si chiamavano Buzzcocks. Anche, sì, è anche un pittore, oltre che DJ. Sì, avevo ricordo qualche mostra. E dal 2007 lui organizza anche dei DJ set in cui, oltre che la musica, espone anche dei suoi dipinti durante le serate. E nell'ottobre del 2009 presenta un modello di Fiat 500 customizzata. Ne decora la carrozzeria con i tipici colori brillanti della pop art. Okay. E questo era 10 anni fa, chissà adesso cosa sta facendo. Adesso non lo sono, appunto. Ha messo su un gruppo nel Fluon. No, il Fluon, esatto, nel 2012. Fecero anche con un singolo, Naked. Una cover di... adesso ci arrivo, dai. Lo diciamo mercoledì. Di Ruggeri. L'ultima notizia dei Fluon è del 2014 con l'uscita di Futura Resistenza. Ok, questa è l'ultima notizia buona di Andy. Mentre di Morgan sappiamo. No, ho detto Buzzcock. No, era Smoking. No, infatti, io ho fatto finta di nulla. Poi dicevo, ma cazzo, ma è Buzzcock? No, che scemo. No, era Smoking Cox. Perché Fumagalli. Ah, ok. Però non viene neanche citato, sai. Mentre prima dei Blu Vertigo, nell'89, la sua prima band furono i Chains. Ok. Vabbè, non ricordiamo invece cosa sta facendo Morgan, perché purtroppo lo sappiamo tutti benissimo. Già tutti. Sì. E anche lui ha a che fare con i Fumagalli, ma non sono galli. No. Che succede? No. Ah, no, che succede? La sigla, perché la siamo arrivati alla fine, però prima un po' di appuntamenti, perché questo sabato finalmente ripartono gli appuntamenti, quindi segnatevi tutto dopo questa settimana di clausura. No, no? No, non è così, io volevo solo ricordare il sabato di Brown the Rocks, perché alle 16 arriva Marco Ceo insieme a DJ Manu con Brasso i 90, con quest'oggi un ospite fantastica, un ospite d'eccezione, una showgirl, nonché soubrette, nonché una veramente bella e che è molto brava a stare un passo indietro agli altri speaker di Brown the Rocks, come tutte le donne qui in questa radio dovrebbero fare. Sì, vabbè, giustamente. E lei pezzo, è proprio la qui presente. With the cock, direi, mio caro. Vai Gianluca. È proprio Monica l'ospite di Brasso i 90, quindi dalle 16 alle 17:30 non perdetevi il programma dedicato alla musica anni 90. Oggi, ma ascolta, gli hai dato un po' di tracce degli anni 90? No. Guarda, vi porterò proprio senza vergogna oggi. Non vi porto due cose che poi mi potrete ricattare, almeno per un brano mi potrete ricattare per un bel po' di anni a venire. Ma tipo Corona? No, Corona in questi giorni non si poteva fare. Ah sì? Invece io sai che è tutta stamattina che penso, chissà, Monica probabilmente
porterà, vabbè, Smashing Pumpkins, Alice in Chains, ho pensato, dagli anni 90. Invece no, invece mi vai sul commerciale. Sentirete, sì. Sono curioso, perché poi invece andiamo avanti, perché questa sera, allora, questo evento, questo esperimento più che un evento, l'antipanico DJ set, a cura di tutta Fuffa e di noi di Brown & Rocks, perché essendoci stato questa ordinanza per cui non si possono fare gli eventi in giro, i ragazzi, la nota crew di DJ della regione, via, più che della provincia a questo punto, mi viene da dire, i Tutta Fuffa si esibiranno live qui dagli studi di Brown & Rocks con un DJ set dalle 22:30. Siete tutti invitati nelle vostre case a organizzare delle micro feste, non troppa gente, perché non, esatto, è consentito l'assembramento. Starnutendo nei gomiti. Sì, state a un metro di distanza l'uno dall'altro, anche se dovete limonare, ad esempio, trovate una maniera alternativa. Limonate wifi. Esatto, o Bluetooth, un modo lo si trova. E ad esempio io con Monica, che siamo a 80 centimetri di distanza, limoniamo ogni volta, lo facciamo, no, spesso pratica. Questa cosa. Io non lo sapevo, però vabbè. Tramite i cavi dei microfoni, vedi come si congiungono bene tra di loro i cavi. Okay. Senti. Mi allontano un po' dal microfono. E quindi tutti sintonizzati alle 22:30 su Radio Brown & Rocks attraverso l'app, tramite il browser. Non usate Google Chrome in questo periodo, che ha qualche problema, quindi c'è qualche Rocks. Virus, tanto per... Esatto, probabilmente sì, no, non è una questione di virus, ma di sicurezza di Google, così me l'hanno detto. E quindi... Vabbè, salutiamo. Sì, salutiamo. perché per una volta abbiamo un po' di tempo in più. Ma che po' di tempo? Siamo fuori di 5 minuti già. Ah sì? Parla. Allora ciao. Ah, noi ci sentiamo tra poco. Io bevo come scendendo dalla Lombardia, mi arrivano cani e mi vanno strato. Rete, ha segnato la Virtus Castelfrentano. Ecco, ah no, capace, sbagliato. Correggo, che l'ha sbagliata? Aiaiaia, rettifico, c'ho il sole che mi copre, mannà. È il sole che mi copre, Ti amo il venerdì sera, il venerdì sera, ti amo il venerdì sera. Ti amo il venerdì sera, il venerdì sera, ti amo il venerdì sera. Ti amo il venerdì sera, il venerdì sera, ti amo il venerdì sera. Radio Brown & Rocks, join the club.